Tra le 31 persone che percepivano illegalmente il reddito di cittadinanza c'era anche chi era sottoposto ai domiciliari per reato di associazione di tipo mafioso. La Guardia di Finanza di Teramo, infatti, in seguito a dei controlli, ha individuato e accertato una frode di oltre 250.000 euro. Le Fiamme Gialle, inoltre, hanno scoperto di alcuni titolari di conti di gioco online, attraverso i quali avevano vinto somme importanti di centinaia di migliaia di euro. Per le 31 irregolarità sono state presentate delle false attestazioni ISEE, e questo perché erano stati individuati alcuni soggetti lavorare in nero presso esercizi commerciali, con il doppio beneficio di percepire il reddito di lavoro dipendente in nero e di arrotondare il proprio stipendio con il reddito di cittadinanza. Oppure individuati soggetti che non hanno dichiarato nella propria dichiarazione il patrimonio posseduto. Casi ancor più eclatanti sono stati quelli che erano sottoposti a una misura cautelare personale degli arresti domiciliari o condannati in via definitiva anche per associazioni mafiose